oggi, come promesso, sulla mia pagina di Facebook facciamo finalmente i muffin insieme. Sono facili, come tutte le ricette che troverete, tutti danno come incipit che il muffin è facile da fare, perché fondamentalmente non devi tanto mischiarlo, dividi gli ingredienti liquidi da quelli dalle farine, poi li metti tutti insieme, poi si infornano e sono buoni, facili, comodi, pratici, se andate a fare un picnic al mare, al parco, se fate un brunch a casa, sono buonissimi. E soprattutto spiegherò attentamente i gradi del forno, quanti devono essere, e non parlo per tutti voi, ma parlo per mia sorella, che cuoce i muffin a 200 gradi. Adesso io le voglio bene perché è mia sorella, però no, non si fa, poi sennò potrei fare come lei, le ha riutilizzati come dei comodissimi fermacarte da regalare a Natale. Non so se questo me lo dice per scherzare. Va bene, io direi che li andiamo a fare. Questi sono i nostri ingredienti, li faremo sia dolci che salati. Per i salati io ho messo un po' di cose così, ma voi ci potete mettere quello che vi piace. Ho preso una zucchina, dei funghi, un pomodoro, degli avanzi di formaggio, quindi un po' di affumicato, un micro pezzettino di brie, non so neanche se si sentirà, parmigiano, uova, latte, yogurt, zucchero. Per quelli dolci abbiamo frutti rossi, farina di cocco e gocce di cioccolato bianco. Non useremo il burro in queste ricette e questo fa abbassare di molto le calorie dei nostri muffin. E poi vi insegnerò a fare quelle bricioline che voi spesso trovate sopra i muffin, che le rendono un po', gli danno quella croccantezza dolce, e adesso vedremo come si fa. E niente, questo è tutto quello che ci serve. Ovviamente ci servono delle formine da muffin, queste sono comode, ormai si trovano bene in Italia. Poi mi hanno spedito dall'Italia questi qua, me li hanno regalati, sono carinissimi, ce l'ho di vari colori, oggi li faccio sul giallo. Poi abbiamo questi, che secondo me per fare i muffin salati ci stanno ad hoc. Praticamente fate dei quadrati di carta forno e poi li mettete con una tazzina dentro la formina, state un po' tempo di metterci l'impasto e così farete la vostra pirottina da muffin. Eccoci per fare i nostri muffin salati. Io ho deciso di farli vegetariani, ovviamente voi cambiate gli ingredienti come preferite. L'importante è la consistenza che raggiungete con l'impasto dei muffin. Vi faccio vedere come ho tagliato le verdure. Le zucchine ho preferito grattugiarle, così si amalgama bene tutto l'impasto. Poi abbiamo i funghi, che saranno la nostra parte un po' croccantosa della ricetta, quindi sentiremo la consistenza mentre mangeremo i muffin. E poi del pomodoro, che dà quel tono di freschezza che ci sta bene. Fare il muffin è molto semplice: accendete il forno a 180 gradi, ventilato. Vi preparate, come vi ho fatto vedere prima, le vostre pirottine. Mettere la farina in una ciotola e con una frusta andarla a girare, così che si amalgamerà il lievito con il sale, il pepe e la farina. Dopodiché abbiamo i nostri ingredienti, diciamo che fanno parte degli ingredienti liquidi. Prendiamo l'olio, lo yogurt, il latte, le nostre uova. Con una forchetta cominciamo ad amalgamare. Questo potrebbe essere messo dentro la pasta sfoglia, chiuso in forno, e diventa una quiche, una torta rustica, che secondo me viene buonissimo. Molto semplicemente fate al centro della farina, inserite tutto il vostro composto. Vi sembrerà liquido, ma ve lo prometto che va bene. Come vi ho detto, come penso tutti dicano, come tutti vi hanno detto, come avete sempre sentito, il muffin non si meschia tanto, giusto il tempo di amalgamare tutti gli ingredienti. Quando vi sembrano amalgamati, è fatta. Dobbiamo soltanto metterlo nelle pirottine. Che cosa si fa? Questa pirottina non si reggerà mai, rinunciateci. Non è che ci dovete perdere troppo tempo. Non si regge, quindi voi che cosa fate? Prendete il vostro cucchiaio. Allora, per quelli dolci sì, categoricamente non superate troppo non superate i tre quarti.
quelli salati potete andare anche un po' oltre, poi dipende anche da quanto alti fate i bordi della vostra peperottina. E io direi che ci metto due bei cucchiai, anche ecco così. Questo, diciamo, è la quantità del muffin che vi dovrebbe andare. Abbiamo messo tutto l'impasto dentro i pirottini e adesso lo andiamo a infornare. Mi raccomando, 180 gradi, Francesca, 180, no 200, 180, qualsiasi cosa tu abbia letto è sbagliata. Adesso andiamo a fare i muffin dolci invece, classici. Vi faccio vedere una cosa che magari non so se ce l'avete presente o non so se la conoscete, però molto spesso sui muffin si trova una cosa che è tipo delle palline, come se ci fosse stato sbriciolato qualcosa sopra, che sono un po' più chiare, quando le mastichi si lo senti che è un po' croccantino. Bene, quello non è altro che zucchero di canna, farina e burro messi insieme, poi sparso sopra e quando il muffin cuoce, anche quello ovviamente si cuoce, diventa un tutt'uno con l'impasto del muffin e crea quella sensazione piacevole. Semplicemente cosa si fa? Si prende una proporzione 2-1 di farina, zucchero di canna e burro. Che cosa vuol dire? Che per due parti di zucchero, due parti di farina, si prende una parte di burro. Cosa molto importante, il burro deve essere freddo. Si prende una ciotola e si mette tutto insieme così e si comincia ad amalgamare. La mettete in frigo finché poi non vi serve e così si conserva. Vedete, dura in frigo anche 3-4 giorni. Passiamo a fare i nostri muffin. Prima di tutto mischiare la mia parte liquida. Lascio per ultimo i frutti perché sono quelli un po' più delicatini. Le mie uova, 2 uova, olio, latte, yogurt, gli ingredienti e le quantità le trovate sul mio blog. E mettete tutto insieme. Dopodiché ci mettiamo, io direi, un cucchiaino di essenza di vaniglia. Estratto di vaniglia, quello naturale è ancora meglio. Se avete la bacca di vaniglia, allora vi consiglio i semini, li mischiate insieme allo zucchero. Con una forchetta andiamo a mischiare la nostra parte liquida. Aggiungiamo anche i nostri frutti rossi. Giriamo delicatamente, perché sennò questi frutti sono abbastanza delicati, tendono a rompersi molto molto facilmente. E li lasciamo da una parte. In una ciotola più grande prendiamo le varie farine. Allora abbiamo prima di tutto lo zucchero, farina di cocco e 50 g di gocce di cioccolato bianco, la farina con il lievito e un pizzico di sale. Andiamo con una frusta a mischiare il tutto. Con molta delicatezza, se no fate una purea di frutta, andate ad aggiungere insieme i due mix di ingredienti, quindi la parte secca e la parte liquida. Questa è la consistenza che deve avere il vostro impasto. È lì, come si dice, liquida ma solida, cioè ha una certa liquidità e fluidità, però è anche a un certo punto di vista ferma. Non vi spaventate se è troppo liquida. Ok, non se è troppo 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 liquida, avete sbagliato qualcosa. Questo è il nostro impasto. Quando è troppo liquido tu lo metti nella brocca e si versa molto più facilmente e ti crea molti meno problemi. Quindi cosa fai? Prendi 3 stampini, ne versi quanto solo ti serve, diciamo così va bene, vedete, 3/4. Se ce ne va troppo, non è che uno dice ah, ma io li voglio grandi, no, il problema è di quelli dolci rispetto a quelli salati, che quelli dolci se ce ne metti troppo a un certo punto non va verso l'alto ma tende ad appiattirsi, quindi diventa una specie di fungo e si va ad unire con tutti gli altri ed è, non è carino. Se poi vi viene un disastro, allora io vi consiglio di scrivermi e vediamo un po' che è successo. Ho metà dell'impasto che mi è rimasto, che ci faccio? Lo butto? Lo metto in una pirofila grande e faccio un
una mega torta che non è più un muffin. No, lo copro, lo conservo in frigo, come questi sono fatti, o anche domani, se mi gira la mattina, piglio e li rimetto nelle formine e in forno i muffin, così ce ne ho 6 caldi pronti per domattina. Questo è il nostro crumble. Mi raccomando, importantissimo, no, importante, importantissimo che il burro sia freddo, freddo di frigo, perché sennò vi diventa tutto appiccicaticcio e diventa tipo pasta frolla. E non è il nostro obiettivo. Voi che fate? Generosamente, ma proprio siate generosi, perché un po' ovviamente lo assorbirà l'impasto liquido. Io ne faccio 3 con e 3 senza, perché a Dario non gli piace. E quindi ne faccio 3 e 3. E questi sono i nostri muffin. Abbiamo tirato fuori i nostri muffin dolci dal forno. Questi sono quelli dove avevamo messo le nostre bricioline fatte di zucchero di canna, burro e farina. Mentre questi sono semplici, senza niente. Come vedete c'è un po' alla cupoletta. Questi erano i nostri muffin salati. E niente, questo è tutto quello che avevo da dirvi sui muffin. Tutto quello che so e vi ho passato la mia conoscenza. Spero vi piacciono. Spero che li rifarete, spero di avervi dato qualcosa in più che magari prima non conoscevate. E ciao!